Benvenuti nel mio angolo dello svapo, signori, siamo tornati finalmente con un nuovo video. Quest'oggi andiamo a parlare di un liquido molto buono, anzi di tre liquidi molto buoni. Abbiamo la smorfia napoletana, signori. Allora, allora, aspettiamo, arrabbiamo. Andiamo per i numeri, andiamo, sì, abbiamo, che bella, non riesco a leggere perché sta troppo piccolo. Boh, facciamo meno deficienti, mi spiace per i napoletani per questa imitazione molto bellissima che ho fatto. E ora andiamo a parlare seriamente della smorfia, signori. Mi tolgo il berretto perché sono indecente già senza berretto, figuriamoci con. Andiamo a parlare dei tre liquidi che mi ha inviato, grazie ancora a Svapodream, mi ha inviato la smorfia napoletana XXL. Cose molto grosse, insomma, come la maglietta che mi naviga all'interno, ma va bene. Allora, andiamo a parlare di tre liquidi. Abbiamo il numero 6, il numero 30 e il numero 65. Il numero 6 abbiamo succo di arancia e lime che ho all'interno del atomizzatore della Draco Kit e andiamo a svaparcelo a 65 watt. Signori, molto molto buono. Sento più il lime e meno l'arancia. Sento molto il lime. E in retrogusto arriva l'arancia. Ed è anche bello fresco. È un liquido bello estivo, un fruttato. Sembra molto un fresh, quindi da svaparsi in spiaggia. Allora, come liquido estivo per me si prende un 8,5. Porca miseria, se buono. Fresco, vi rinfresca la gola, ma non è quel rinfrescante che vi attanaglia e vi distrugge la gola. Ma è un bel rinfrescante con la frutta, lime e arancia, un connubio estivo, secondo me, mostruoso. Per me si prende un 8,5, molto molto buono. Passiamo al numero 30, andiamo al 30, dolce alla menta. Una torta alla menta, io vedo nella fotografia. Andiamo a metterci al di sopra, il gun, perfetto. Andiamo di nuovo a coil magari, ok, perfetto. Perfetto, mi sa che dovremmo alzare un po' il wattaggio. Bellissima anche intanto la boccetta. L'unica cosa brutta è questa, porca miseria. Ok, sto usando come una siringa, ma a dettagli. Dolce alla menta, quindi una tortina alla menta, sarà da capire se sarà fresca o meno. Andiamo ad alzare il wattaggio, che ha una resistenza molto molto bassa. Perfetto. Ok. Aiuto. Allora, è un connubio particolare. È un connubio particolare perché si sente la freschezza della menta, ma poi arriva il retrogusto, questa, come dire, cremosità, ecco, della torta. Però rinfresca tanto. Anche questo è un estivo, ma strano a dire, un estivo cremoso. Perché, allora, arriva... Ah, ecco, c'è anche del cioccolato. Allora, abbiamo menta, pan di Spagna, nella foto sembrerebbe esserci del cioccolato. Un po' una torta all'after eight, ossia torta gelato al cioccolato. Allora, aspettate, facciamo uno scherzo a Giuse. Uè, Giuse! Saluta che sei in un video. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bellissimi. Giuse di TechMate. Questo bellissimo ragazzo senza braccia. Esatto. Finisco un secondo il video e arrivo. Va bene. A dopo, tra due secondi ho finito. Ciao caro.
improvvisata attenzione di Tech Vape dal nulla. Allora, dicevo che è buono perché è cremoso, dolce e estivo. Cioè, sono riusciti a fare un mix molto particolare. La menta rinfresca, poi c'è un pizzico di cioccolato amaro, ma proprio pizzico, minuscolo, un retrogusto, e poi vi colpirà il pan di Spagna, proprio a bestia, molto buono, questo si prende un 8, mi piace un po' meno rispetto a questo. E l'ultimo, ragazzi, il numero 65, intanto facciamo fumogeno, numero 65, cosa abbiamo? 65 abbiamo gelato ai frutti tropicali, un po' un mottarello fruttoso. Time over, intanto, giustamente. Allora, abbiamo un'immagine proprio del mottarello con i frutti tropicali. Abbiamo una papaya, un ananas, lime, credo, e poi un frutto strano che sembra un pesce palla, ma va bene. Perfetto, tutto pronto, andiamo a sniffarcelo. Attenzione. Ah, lo pone negli occhi. Allora, non capisco come facciano, in questo caso, come faranno a riprodurre la glassa, tra virgolette, che non è glassa, non saprei come spiegarvi, l'involucro, ecco, del gelato. Non so se avete presente il magnum, il mottarello, cioè l'involucro. Voglio proprio capire come fanno a riprodurlo e se riescono a riprodurlo. È identico. Ragazzi, è identico. È veramente, ma veramente identico. Cioè, fa paura. Cioè, più lo guardi, più sembra di mangiarlo. Allora, anche qui c'è freschezza. Perché c'è il ghiaccio. Ma devo dirvi che è veramente identico proprio al mottarello ai frutti tropicali, cioè è fantastico. Allora, arriva un retrogusto di papaya con un pizzico di ananas e mango, e poi il resto però si sente il ghiaccio, vabbè, però il resto non si sente. Ma se voi vi andate a mangiare proprio il gelato in per sé e poi vi svapate il liquido, sono uguali, cioè quello è il bello. Questo è classico da spiaggia, quando vai in caldo dell'anima, 65 gradi anche all'ombra, che si squagliano anche gli ombrelloni, che vai dal baracchino del gelato e gli fai: uè, dammi sto bello gelato con i frutti tropicali, e ti danno questo gelato. Porca miseria, se è buono, è buonissimo, è molto simile, si prende un 8 e mezzo anche questo. Signori, la smorfia napoletana, mamma mia che smorfia, abbiamo recensito il numero 6, il 30 e il 65, giocatevi che magari portano bene, buonissimi, tutti più promossi e pieni voti, 8,5, 8 e 8,5, mostruosi. Ragazzi, ringrazio ancora la Svapo Dream che mi ha fornito i liquidi della smorfia, vi lascio il link in descrizione con tutti e tre i liquidi, se volete provarli acquistateli perché qualitativamente sono mostruosi. Li ringrazio anche per questa bellissima maglietta con dietro scritto King Liquid, se non sbaglio. E quindi, ragazzi, dal mio angolo dello svapo è tutto. Il vostro DJ Visa è concluso, e quindi va a dirvi: uè, voglio buona svapa da tutti!